Ciao ragazzi, io sono Elia, lui è mio papà Massimiliano e oggi siamo qui per parlare del Paganella Bike Park. Boom! Ogni anno, di solito sempre in agosto, ci facciamo sempre una gitarella da quelle parti, a Molveno, Anda, lo fai perché innanzitutto non è molto lontano da casa. C'è fresco, ci sono dei panorami super belli e c'è appunto questo super park dove Elia può andare a sfogarsi, diciamo, durante la pausa delle gare. Questo video vuole essere un po' una guida per papà e anche ragazzi principianti, che è la prima volta, perché noi ormai a 4 anni che andiamo su, qualcosa, qualche dritta la sappiamo adesso, però all'inizio abbiamo fatto i nostri errori. E quindi adesso siamo qui per raccontarvi un po' la nostra esperienza e per farvi, che ne so, magari l'anno prossimo farvi vivere appieno questa super gita. Bene Lia, allora raccontaci di questo bike park. Vai, qua c'hai la mappa, magari la facciamo vedere dopo. Questo bike park è molto grosso, perciò è diviso in tre zone. La prima zona è quella di Molveno per i principianti, dove si trovano le piste blu. Ok. C'è poi la zona di Andalo, che anche contiene piste rosse. Sì. Poi c'è la zona di Fai, dove si trovano alcune rosse e anche alcune nere, e anche delle nere. Ok, infatti tu hai cominciato, diciamo, perché è un po' che vai, da quelle blu, quindi si parte da Molveno. Aggiungo che c'è lì, sia a Molveno sia ad Andalo che a Fai, c'è il Danger Zone, per esempio, che fa il noleggio della bici, e ci sono anche i corsi. Basta che andate sul sito, vi metto tutti i riferimenti, però in ogni impianto di risalita, Molveno, Andalo e Fai, c'è appunto la scuola e anche il noleggio. Beh, raccontaci un po' queste piste, per esempio. Molveno, che hanno questi nomi particolari, no? Molveno, c'è tutto, ma Molveno, per esempio, che piste ci sono? Nomi di? Allora, a Molveno hanno le piste dei nomi dei film. Dei film, giusto. Allora, la prima è la Biro, che è il film di Hero 6. Sì. Poi c'è la seconda pista che si può trovare lì, un po' più diciamo tostina, con un po' di saltini. Sì, si alza sempre di più livello. Sì, si alza livello. È la Blade Runner. L'ho fatta anch'io, quindi il livello sì è basso ancora. Poi c'è una principianti, una new entry che io non sapevo. Sì. È la pista Matrix. Sì, che non hai fatto quest'anno, che mi sa che è di quest'anno. Perché vabbè. È di quest'anno. Poi la Goonies è sempre lì. Ed era Molveno. Sì, la Goonies è anche quella lì. Io sì. Ne ho fatta un pezzo scendendo dalla Blade Runner. Ok. Poi ci si sposta di là, giusto, ad Andalo. Allora, ci sono dei collegamenti, sì, è vero, tra ogni zona, che si possono fare, non sono troppo tosti, anche se noi ci siamo un po' incasinati sì. Con i collegamenti lì, perché erano... Sì, che è un collegamento tra Andalo e Molveno. Però nella mappa li trovate tutti, sì. E trovate anche le zone di ristoro, e sì, tutto quanto, sono tutto quanto. Certo. E nelle piste ovviamente non ci possono andare i pedoni. Vabbè. Questa no, ovviamente investiti. Comunque siamo ad Andalo e ad Andalo cominciamo ad essere un po' più, cioè ci vuole un po' più di tecnica, giusto? Sì. La prima pista che si può trovare ad Andalo è proprio la primissima pista che c'è sullo ski lift. È la Willy Wonka. Ok. È ha molti saltini e è abbastanza tecnica, ci sono un po' di roll-in. Poi alla fine c'è una linea divertente con dei saltini che si possono tranquillamente fare o evitare, come hai fatto te. Sì, proprio palese, perché il livello cresce, io non sono buono ad andare, non voglio uccidermi, però voi che Elia che va, insomma secondo me, adesso per dare un riferimento, chi fa BMX a livello, diciamo, continuativo da 2-3 anni ce la può fare a fare, no? La parte di Andalo, quindi sì. Willy Wonka, dicevi tu, la zanna bianca c'è dopo, è una pista, sì, rossa, proprio pura, sì. Rossa, e
è praticamente una mini pista che dopo si collega a metà della Willy Wonka. E bisogna stare attenti, altrimenti se arriva giù uno a canna, tu arrivi vabbè, dalla mia anche, ci ammazzi. Comunque l'Interstellar invece l'hai fatta, no? No, ah, no, prima c'è la Stella in Flow. Ah, Stella in Flow, giusto, la Stella in Flow, di vai, vai. Allora, la Stella in Flow è un po' difficile, sì, perché devo dire io sono quasi caduto. Ecco, vabbè, insomma, per ci sta, ci può stare. Ma sì, è bella anche quella, però è necessario avere un livello, diciamo... Non il mio. No. Sì, dico, non io che sono, non sono capace di andare. Ah, sì. Non il mio. Esatto. Sì, insomma, uno che va, dai. A fai. Poi c'è la parte di fai che ancora non sei andato. La però. Parte di fai che non conosco, perciò guarderò la mappa per dire... L'anno prossimo ci vai, però. Le varie cose... Perciò le piste come sono non ve lo posso dire, perciò vi dico solamente che piste sono. Sì. Allora c'è la Supernatural, che mi pare di capire che sia un sentiero abbastanza naturale. Allora. Sì. Poi c'è l'Interstellar, che ha aperto da ad poco. Agosto, da poco. Peter Pan. La Peter Pan, che era quella che volevo, era proprio quella che volevo fare col maestro, solamente agosto. Che il collegamento era talmente lungo che dopo il popolo l'ha sfinito. Poi c'è la Easy Rider, sì, che Mad Max, che è nera, si comincia ad andare sulle nere, e l'arancia meccanica nera, Apocalypse Now arancione. No, ma perché sarà in costruzione? No, arancione, vabbè. Arancione, vabbè, è solo metà età. Comunque, l'anno pro, quindi Elia ha fatto appunto con il maestro, e il maestro ha detto è pronto, diciamo, per sicuramente andare a Fai, l'anno prossimo sicuramente andremo a Fai, che così scoprirai anche quelle piste. Bene. Detto questo, e passo la parola a mio papà che parlerà un po' delle cose, nemmeno leggere la bici. Ecco, sì, due dritte per passare una bella giornata, perché appunto le prime volte magari qualche errorino l'abbiamo fatto, del logistico, eccetera. E niente, vi dico due dritte per passare una bella giornata in famiglia. Allora, prima dritta, prima di partire, qualche settimana prima, una settimana prima, se è agosto, qualche settimana prima, perché ovviamente c'è una concentrazione di persone elevata, prenotate il corso. Con Elia abbiamo cominciato, anche se Elia sapeva andare, ovviamente non poteva andare sulla seggiovia da solo. Io insomma non sono proprio bravissimo, ho cominciato un po' dopo. Comunque ecco, siamo partiti soft con dei corsi che ci sono della, vi lascio comunque il sito del Paganella Bike Park, soft, quindi ha fatto il primo anno, tipo adesso non mi ricordo nel dettaglio, però ha fatto Elia, ha fatto Molveno, poi dopo abbiamo cominciato e pian pianino è salito fino adesso l'anno prossimo, che sicuramente farà le nere. E anche la bici, perché sì, non abbiamo accennato, l'abbiamo dato per scontato, Elia non ha usato la sua bici da BMX, perché non è adatta, giusto, la bici da BMX. Che bici ci vuole, che bisogna come dire, prenotarla o a quelli che, con cui fate il corso, oppure Danger Zone è molto bello perché dal sito potete scegliere la bici senza pagare niente, però intanto la bloccate. Sì, dicevamo, la bici deve essere una bici come? Adesso parlo della bici. Sì. Allora, la bici, innanzitutto, se ve la prenotate dovete assicurarvi che sia della taglia giusta. Sì. Non è la bici gira. Beh, c'è da grande o da grande, sì, o da junior, quindi o sono da due junior, le taglie, però, almeno su Danger Zone. C'era anche, allora, io ho preso... Ah no, è vero, c'è anche quella più piccola. C'è anche quella più piccola, ma in più ci sono i vari modelli. Cioè c'era la mia da 26, quella che ho preso. Sì. C'era anche in, cioè, c'era la mia versione Gravity e l'altra in un'altra versione, non mi ricordavo, però ho scelto la Gravity proprio per la forma, perché è più resistente. Sì. Comunque, poi, strucca, ci vuole una bici biammortizzata, sì, soprattutto per divertirvi, chiaro, cioè, non me ne intendo, però magari le prime, a Molveno, puoi anche andare giù con la bici a mountain bike, chiaro che non ti diverti, ecco, vai giù, passeggi, ecco. Con una bici biammortizzata ti fai i tuoi saltini, le tue robine, eccetera. Soprattutto per i pro, ovviamente, mi insulteranno perché mi diranno è ovvio che ci vuole una bici biammortizzata. In effetti è così. Seconda dritta,
Dipende da che ora avete prenotato il corso, se la mattina o il pomeriggio. Comunque, se avete altri figli, come noi che abbiamo la family, potete fermarvi per esempio ad Andalo Life, che è un posto bellissimo dove c'è mini golf, tennis, calcio, i gonfiabili che vanno giù, le macchinine, è un posto meraviglioso, secondo me anche d'inverno è molto bello, non ci siamo mai stati. C'è anche il pump track, bravo, e lì. E il noleggio. Che... E subito il noleggio, come anche da altre parti, insomma. E comunque ecco lì ad Andalo Life, sì è vero, c'è anche il pump track che è molto bello, e lì soprattutto i primi anni è andato, e quindi ecco potete andare lì ad Andalo Life per esempio, comunque tappa family, e dopo Elia col maestro se ne andava. Vabbè, Andalo Life c'è il parcheggio grande a pagamento eccetera. Se decidete di andare al lago di Molveno mentre magari Elia è su, noi andavamo a Molveno, che il lago è meraviglioso, un po' freddo però in agosto soprattutto va benissimo. Va giù subito, essendo un lago, non è come il mare, no? Per i bambini che vanno su, quindi assolutamente braccioli per i bambini. L'altra cosa problematica di Molveno è il parcheggio pressoché inesistente. Ma nel corso degli anni abbiamo affinato la tecnica, io e Lia, non vi racconto che casotti, perché se voi parcheggiate un po' in alto, tipo ad Andalo, poi per andare a Molveno è così, quindi andavamo in bici, sulle peg, abbiamo fatto le nostre. Attenzione alla dritta, se andate a Molveno, parcheggiate dove c'è l'hotel Genziana. Lì all'hotel Genziana c'è uno spazio, diciamo, non a pagamento, mettete la macchina lì e da lì, proprio lo vedete, parte un percorso un po' ripidino, però è asfaltato, è un percorso, diciamo, fatto, non è a caso. Dopo questo video la schiera di macchine... Chi è lì all'hotel Genziana è così, è, va bene. E però è un punto strategico perché appunto da lì c'è proprio un sentiero che va giù, asfaltato, ripido, quindi con le bici i bambini forse fanno un po' fatica, ma insomma basta frenare, pian pianino c'è un pezzo molto ripido, mi ricordo, con i sassi, però è asfaltato, cioè è un pezzo, come dire, di percorso, ecco, non è finto, e quindi è perfetto perché giù veramente posti macchina inesistenti a Molveno. Quando dopo, io cosa facevo? Quando poi era ora di prendere la macchina, o ve la fate a piedi, è ripidina, ripeto, è un po' lunga, oppure ci sono gli autobus, pagate sopra, andate su, prendete la macchina, tornavo giù e prendevo tutto gli altri. Altra dritta, sconsiglio di tornare tra le 5 e le 6, coda infinita, vi imbottigliate, vi arrabbiate, lasciate perdere, secondo me, andate via prima alle 3, oppure andate via dopo cena. Io cosa facevo? Elia nel frattempo ovviamente era tornato, l'ultima salita mi sa che è alle 5 e un quarto, 5 e 30, quindi era già tornato. Andavo a Molveno, Molveno è bellissimo, ha un parco meraviglioso, parco giochi, si sta bene, eccetera. Poi agosto ovviamente si sta benissimo. Prendevamo la pizza da asporto, che lì fanno anche quelle giganti, lì non mi ricordo come si chiama il posto, magari ve lo metto sempre in descrizione. Rimanevamo lì fino alle 8:30, anche 9. La macchina nel frattempo era andata a prenderla lì dall'hotel Genziana, l'ho portata giù. I parcheggi poi dopo una certa ora non sono più a pagamento. Pizza arriva al lago, meraviglioso, e dopo quando sono le 9 si montava in macchina e i bambini ciao ciao dormivano, compreso Elia anche quasi. Quasi. Problemini di Molveno alla fine è solo uno, tutto bello, tutto quello che volete, però i prezzi per rimanere a dormire in agosto, sto parlando, dopo magari negli altri periodi dell'anno meglio, però appunto noi preferiamo andare in agosto perché ci sono le gare, i prezzi sono veramente da follia pura, nel senso io quello che ho notato, ma potrei sbagliarmi, Trentino, Molveno, spero che non mi dicano su, pronto ad essere smentito, non ci sono tantissime strutture, ok, ce ne sono, però quelle che ci sono se le fanno pagare e bene, cioè non sono mai riuscito ad andare. Una cosa potrebbe essere, so chi l'ha fatto dei tuoi amici, è chi ha il camper è andato in area sosta camper, ma anche lì area sosta camper mi sembra che costi normalmente sui 18-20 euro, lì per carità sei proprio sul lago, tutto quello che vuoi, però 50 euro mi pare di capire per una sosta camper dove non puoi tirare fuori niente, mi sembra un tantello eccessivo. Poi restando in tema prezzi, è uno sport che ormai si è, secondo me, equiparato molto a quello che è lo sci, nel senso che se non avete la bici vostra, la bici costa per i bambini 45 euro, più i 15 euro di assicurazione andiamo 60 euro di 4 ore, per gli adulti 55 e 15 l'assicurazione.
Poi se non avete le protezioni bisogna anche comprarle. Ci sono le protezioni, noi siamo andati con le protezioni, bravo, portatele le protezioni, quelle da BMX, per chi le fa, che vanno benissimo, casco integrale, tutto quello che serve. E poi sempre sui prezzi, sì, c'è il corso, ovviamente, anche lì è un corso, come se fosse un corso di sci, mi pare che i prezzi oscillino tra i 30 e i 40 euro l'ora. Però ecco, se riuscite a trovare un gruppetto, ci sono quei gruppi organizzati, allora si risparmia un po'. Per esempio guardate sul sito di Bike Pacanella, che comunque ve lo metto in descrizione. E l'altra cosa che c'è da pagare ovviamente è la seggiovia, che anche quella non costa poco, però rispetto all'anno scorso è stato un passo avanti, nel senso che l'adulto, mi pare che l'anno scorso non c'era, se paga un adulto il bambino junior non paga. Comunque credo, mi pare, sui 34 euro, qualcosa del genere, insomma, ecco, come lo sci, insomma, non è proprio uno sport economico, ecco, però insomma, una volta l'anno, due, si può fare, e Lia piace molto, e ci si diverte, è una bella giornata, e si può fare. Bene Lia, mi pare che abbiamo detto tutto, chiaro che questa è la nostra esperienza, quindi non so, sicuramente ci sono altre robe, ok, anzi, scrivetemi nei commenti dritte nuove per Molveno, magari anche per dormire, che sto aspiro di poter dormire, aspiro di poter dormire lì con la famiglia, appunto per vedere i fuochi. E anche se scrivete sempre nei commenti se c'è qualche dritta, non so, per Elia, per le piste, per i collegamenti, le cose, o no? Cosa dici? Sì. Allora, mi sono dimenticato di dire una cosa. Vai. Che questa mappa che abbiamo noi, che abbiamo messo all'inizio sulla impermissione. Sì, vabbè. Si può prendere, e allora ce ne sono. Sì, dappertutto. Si può prendere dappertutto. Negli impianti di risalita, sì. Sì. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.